gentili telespettatrici e cortesi telespettatori, lo speaker sta annunciando l'inizio della ripresa televisiva. Le immagini vi giungono dal palazzetto dello sport di via Toscanini in Gallarate per il match che trasmetteremo in diretta, che vedrà il campionato italiano pesi supermedi, 10 riprese, ecco qui adesso il regista Umberto Orti manda la grafica del match. Salgono i pugili sul ring, sono Vincenzo Imparato e Lorenzo Cosseddu. Un po' di musica in attesa, intanto ecco qua il mio uno di silenzio. Umberto Orti, suo regista. Abbiamo lasciato la parola allo speaker per farvi vivere un po' le emozioni di dei coloro i quali si trovano nel palazzetto dello sport. Vincenzo Imparato sta salendo sul ring, è già salito invece il suo avversario Lorenzo Cosseddu, 10 riprese. Imparato sta salendo in questo momento sul ring, calzoncini gialli per lui e del team Loreni. L'arbitro dell'incontro è Giovanni Paolo, i giudici Francesco De Ruvo, Giovanni Muscovic e Ferruccio Roppello, l'osservatore è Mario Ireneo Sturla, mentre il medico è Giorgio Tagliaferro, il medico di servizio. Ecco qui la grafica ci supporta immediatamente e adesso mentre vedete la corona italiana, eccolo qui anche la grafica sul dottor Giorgio Tagliaferro, Umberto Orti è sempre puntuale. Ed ora l'inno d'Italia mentre scorre la grafica per farvi capire chi sono i pugili, ma ve l'avremmo detto tra poco. E abbiamo sentito anche le note dell'inno di Mameli e noi con il supporto e il conforto di Giuseppe Crudo per quanto riguarda l'aspetto tecnico della sonorizzazione siamo per cominciare con questo incontro, lo ripetiamo in diretta da Gallarate, palazzetto dello sport di via Toscanini. Allora, questa è la categoria dei supermedi, questo è Lorenzo Cosseddu, 16 vittorie, 3 sconfitte, 3 pari. Cosseddu è quarto nella classifica italiana, mentre il campione Vincenzo Imparato è terzo. Il primo è Cristian Zanavia e il secondo Alberto Colaianni. In campo europeo, dominata la categoria da Robin Reid e da Joe Calzaghe, due inglesi, uno di 34 anni e l'altro di 32, 39 vittorie su altrettanti corsi per Calzaghe. Il Vincenzo Imparato è 26esimo, questa è la classifica europea, mentre Lorenzo Cosseddu è 38esimo. Una categoria abbastanza ricca di campioni, perché tra il terzo posto dietro Reid e Calzaghe c'è Beyer, Marcus Beyer, poi c'è Michael Kessler, Brian Maghi, e il primo italiano è 11esimo, Cristian Zanavia. Intanto si preparano i pugili che hanno fatto registrare Imparato 75 kg e 600, ecco l'arbitro Giovanni Paolo. Giovanni Paolo ci ricorda Giovanni Paolo II, adesso proprio in questo momento ci è venuto in mente, mentre Lorenzo Cosseddu ha fatto registrare sulla bilancia 75 chilogrammi e 500. Facilmente sono tutte e due della stessa colonia, il team Loreni. Ancora un po' di tempo si perde per rendere agibili i guantoni,
possibili, nel senso che bisogna ben fermare l'acci, lacciuoli, perché possono diventare pericolosi per quanto riguarda i colpi di striscio al volto, e quindi bisogna mettere appunto lo scotch più, diciamo, possibile e immaginabile. I due pugili appaiono tranquilli. Diciamo che il campione è come se avesse fatto due carriere, perché negli ultimi 11 incontri, e precisamente negli ultimi 4 anni, in 11 match ne ha vinti 5 e ne ha persi 6, il che lascia pensare: ha perso due volte con Alberto Colaianni, ha perso con Marcus Beyer però per 6 punti nel 2002, Beyer aveva all'epoca 24 incontri vinti e uno perso, e ha perso anche con Ramdan Sterdian, e comincia la prima ripresa. E allora è calvo lo sfidante Cosseddu, mentre imparato, vedete questi pantaloncini bianco celesti giallo. Entrambi in guardia normale, passetti in avanti per Cosseddu, imparato di Vigevano, vive a Vigevano, 35 anni, lo ripetiamo, mentre Cosseddu ne ha 28 ed è nato a Clusone. Ovviamente però le sue origini sono, come si può ben capire, sarde. Ben piantato, sulle gambe imparato, anche Cosseddu non è che saltelli, si avvicina. Fasi di studio, il silenzio nella sala totale. Giovanni Paolo è vigile, guarda i due contendenti, gira. Il movimento di defaticamento di Cosseddu, il quale cerca la strada al sinistro, però non è molto convinto. Ecco là per il destro. Sinistro di imparato. Cerca l'azione 1-2, Cosseddu. Imparato attende l'avversario. Non entra prima, ma poi rientra dopo imparato, con sinistri così di sbarramento, sinistri leggeri, non forti, no? Cerca di affondare. Cosseddu porta un colpo, l'altro riesce ad evitarlo l'avversario. Non si sono lanciati scriteriatamente subito all'attacco i due, sono 10 riprese lunghe. Parato a 35 anni, quindi riesce a frenare anche le sue forze, anche se poi magari è preparatissimo, ma bisogna sempre pensare che 30 minuti di box su ring sono sempre non pochi. Sembra più attivo leggermente Cosseddu, e allora imparato tre colpi uno dietro l'altro, un po' sul volto, un po' sui guantoni dell'avversario, mentre sale la miss per farci vedere che tra poco c'è la seconda ripresa. Ma Umberto Orti, sentiamo chi ci fa sentire, quale angolo. Tu con la calma fai il tuo incontro e il tuo combattimento tranquillamente. Sciacquo della bocca, tieni sulle mani che va bene. Va bene? Enzo? Sulle mani sempre, non mollare giù le mani, perché lui soffre dei colpi larghi e non ce ne frega niente dei colpi larghi. Respira bene? Capito allora? Sulle mani, perché arrivo con gli occhi larghi. Usa il tronco come ha fatto bene. Via. Vai. Via.
avrete sentito l'angolo di imparato, ovviamente non è che parli l'angolo, gli uomini dell'angolo, è un modo di dire chiaramente. Ed ecco un po' il leitmotiv della prima ripresa, con però questa volta sembra invece più attivo imparato, prima aspettava l'avanzare di Cosseddu, adesso invece è partito con 3-4 sinistri di sbarramento. E ma Cosseddu riprende il centro del ring, poi va a testa bassa Cosseddu, ma anche imparato, gliela porta un po' giù. Giovanni Paolo l'ha chiamato solo Cosseddu, l'ha chiamato così verbalmente, è chiaro. Il conto per adesso è correttissimo, non c'è niente da dire sui due pugili. Parte un po' da lontano Cosseddu, ma va a segno almeno col primo colpo. È più deciso, più rapido il sinistro di imparato. Avanza e largo questo destro di Cosseddu. Ha ragione, Cosseddu non porta proprio quando va a forzare leggermente, soprattutto con il destro, non porta questo destro proprio diritto, ma allarga un pochino e quindi vengono dei colpi simili, non come l'esvento è molto più larga e quindi diciamo più facilmente prevedibile. Concentratissimi i due pugili. Imparato sembra tenere sotto controllo tranquillamente gli sporadici assalti dell'avversario, assalti di studio, ecco adesso è andato a vuoto perché si è tirato indietro molto opportunamente Imparato. Ventolina, ci usiamo questo termine di Imparato. Adesso ha cercato di forzare, ma porta il colpo largo sul braccio di Imparato, lo ha portato Cosseddu. Cerca di avvicinarsi all'avversario. Ecco, qui ha cercato 1-2 Cosseddu, l'angolo gli dice doppia, ma lui non riesce a farlo, un po' perché non ci riesce. È un po' perché Imparato evita.